puntata di De Laurentiis sta per compiersi, è quella legata alla Champions, ma l'aritmetica non condanna il Napoli neanche per lo scudetto. Buon pomeriggio, gentili ascoltatori, amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Marte Sport Live, voce ai protagonisti. Chi vi parla è Gianluca Gifuni, particolarmente emozionato. Oggi perché è perché non succedeva forse dall'epoca pre-Covid, o forse è successo solo un paio di volte, che accanto a me, quindi fossimo in due qui in studio, ci fosse uno dei miei colleghi, cioè Dario Sarnataro, che saluto affettuosamente. Grazie, Dario, buongiorno a te caro Gianluca, emozione condivisa e insieme sino alle 14 su tanti temi abbiamo già lanciato sui social e quindi vi chiediamo di rispondere lì o soprattutto su WhatsApp al 339-666-9990. Ma Mertens deve giocare dal primo minuto ad Empoli? Secondo te? Sì. Ma con Osimhen? Con Osimhen, certo. Con Osimhen. Giusto, è giusto, la precisazione è giusta, effettivamente. Con Osimhen, perché da solo insomma ha dimostrato anche nell'ultima partita che non ha più la forza né le caratteristiche evidentemente per far salire una squadra come il Napoli, così come è strutturata, chiaro, con Osimhen Spalletti. Osimhen intoccabili insieme, magari senza Fabian e Zielinski, anche se in questo momento senza Lobotka c'è qualche problema. Però ne parliamo subito con un dirigente che tra l'altro ha portato ad Empoli Luciano Spalletti in questo incrocio, il direttore Pietro La Monaco. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno caro direttore. Beh, lei insomma Empoli andò a scoprire uno Spalletti giovanissimo, voleva portarlo poi a Udine, poi si è fatta l'operazione, sì, qualche anno dopo. Insomma, ci racconta, sì, questa bella serata in compagnia di Spalletti, empolese di tanti anni, sì, fa. Lui era proprio agli inizi, era un giovane, tra l'altro emergente, e noi a Udine avevamo sempre l'occhio su quelli che erano i tecnici giovani, no? Abbiamo fatto una serata simpaticissima, eravamo io, il presidente Gino Pozzo e lui, e niente, lui a Empoli è di casa, è uno che ha giocato lì, ha allenato, è uno di casa, come dicevo prima, ad Empoli, quindi niente, cose normali. Poi lui è andato qualche anno dopo a Udine e penso che abbia fatto una carriera importante. Era già così? Cioè era già così, no, maniacale nel calcio, calcio offensivo? No, maniacale questo sì, tecnico sanguigno, che anche da giocatore lo era, un difensoraccio, però vuol dire sanguigno. Poi diciamo che la predisposizione ad essere un allenatore importante ce l'aveva e negli anni lui l'ha affinata. Senta, ci scrive un amico qui su WhatsApp al 339-666-9990, scrive: Spalletti è un po' megalomane e pur di darsi ragione e non darla vinta all'opinione pubblica e ai giornalisti non inserirà mai Mertens e Osimhen insieme dal primo minuto. Che ne pensa? È megalomane Spalletti? Megalomane non direi, per usare un... è uno che si piace un po' troppo, questo sì, ma questo fa parte, ripeto, del modo di essere di ognuno di noi. Non penso che faccia come quei mariti che per fare il dispetto alla moglie facciano azioni estreme. Lui, se capisce che Osimhen e Mertens possono giocare insieme, non, evidentemente non li vede, ma se capisce che possono portare frutto a Napoli, non è assolutamente uno di quelli che per mantenere un punto va contro se stesso, insomma, va contro interessi, certo. Direttore, ma lei li metterebbe insieme Osimhen e Mertens ad Empoli? Perché... No, guarda, il 4-2-3-1, Mertens incolonnato con Osimhen è l'ideale. Ah, è un giocatore importante, ma d'altra parte negli anni l'hanno praticamente cambiato e l'hanno fatto diventare punta a punta. Io ricordo che quando Sarri l'ha lanciato come punta centrale tutti hanno storto un po' il muso, no? Sì. Lui ha questa grande capacità di trovare la porta e
quindi si è fatto valere. Ma non dimenticate che lui era un trequartista, era un attaccante esterno, ha fatto sempre e comunque da tre quarti, quindi ce le ha dentro queste cose, anche perché al di là della conclusione ha anche la rifinitura. Si tratta solamente di liberarlo, ma è un giocatore che sicuramente può farlo questo ruolo. Senta, direttore dello Monaco, ci siamo sentiti prima della partita con la Fiorentina, il Napoli l'ha persa e poi ha pareggiato con la Roma, due partite in casa, un solo punto. Avevamo parlato di scudetto qualche settimana fa, adesso non possiamo più parlarne? Ma io dico sempre che mai dire mai, però è chiaro che queste due partite hanno detto che Napoli qualche problemino e per quanto concerne la condizione di giocatori importanti in un momento clou del campionato e anche da un punto di vista caratteriale, se ha il carattere giusto determinate partite le devi vincere e le vinci. Evidentemente poi con la Roma pareggiarla così all'ultimo minuto e anche con la Fiorentina stesso, cioè, lascia un pochino perplesso sotto l'aspetto caratteriale il comportamento della squadra. Diciamo che, direttore, i segnali emersi in queste partite sono peggiori o più negativi rispetto alla questione aritmetica dei 4 punti o massimo 5 che il Napoli avrebbe. Assolutamente. Quello è il concetto. Non vorrei, leggo anche un po' di fatalismo, un po' di rassegnazione, no? Siamo nei primi 4, abbiamo raggiunto l'obiettivo, sono cose che non riesco piace, a comprendere. Hanno sgonfiato il gruppo. Il Napoli aveva e ancora c'ha, ma aveva fino a qualche partita fa la seria possibilità di vincere lo scudetto, e se non l'ha vinto è perché evidentemente ha mostrato delle crepe caratteriali che nei momenti più si è un po' perso. Senta, direttore, lei che è andato sempre in giro per il mondo a scovare talenti, ne ha portati tanti in Italia, le chiedo, Osimhen, guardando un po' al futuro, può rappresentare il giocatore su cui ricostruire il Napoli poi già dall'anno prossimo, oppure ritiene che le sue caratteristiche siano limitanti per una squadra, troppo caratterizzanti? Poco fa sentivo un commento, no? Osimhen non fa salire la squadra, ma come si pretende? No, Mertens. Ah, io avevo pensato non era perché lo stavo dicendo io. Osimhen è un giocatore, è un attaccante particolare, è un attaccante che ha bisogno di spazio, un attaccante che ha velocità, aggredisce gli spazi, quindi ha bisogno di campo davanti a sé e chiaramente non è la punta centrale che può essere un riferimento alla squadra, no? Non ce le ha detto, non è Lewandowski. Non è il Suarez dei migliori momenti, cioè è un giocatore, è una punta centrale che ha le sue caratteristiche e quindi la squadra va anche impostata in base alle caratteristiche di Mertens, di Osimhen, che non sono complete. Direttore, grazie per il suo intervento, un abbraccio a e voi. A presto. Grazie. A voi, arrivederci. Grazie. Sai Emiliano cosa scrive? Dario scrive: con modestia penso che Mertens con Anguissa e Demme non vada bene in un centrocampo a due con Anguissa e Demme, che si rischi troppa spaccatura tra i reparti. Penso sia più probabile Fabian Anguissa con Mertens piuttosto che la prima soluzione. Ora, non ho capito perché. Infatti è abbastanza specifica. In teoria Anguissa come... e Demme sono due più, diciamo, in interdizione di posizione o comunque insomma di dinamismo rispetto a Fabiano. Cioè Demme e Fabiano il cambio è chiaro, no? Demme è più dinamico, è più difensivo e Fabian è più offensivo, anche se Demme va insomma. Forse lui intende il raccordo che Fabian può dare con la circolazione della palla, con il reparto d'attacco. Parliamo tra un po', magari ci sono tanti ospiti, ci fermiamo, che dici? Pubblicità e torniamo. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Eccoci, rieccoci in diretta Gianluca Gifuni e Dario Sarnataro per questa edizione di Marte Sport Live, voce ai protagonisti con Tony Molai in regia, Giulio da Ashford nel Regno Unito che ci saluta, scrive: signori, che voi sappiate, col Fulham neopromosso in Premier League ci sono certezze sul riscatto di Anguissa, oppure gli inglesi potrebbero giocare al rialzo? Non lo so, potrebbe essere un'ipotesi, ma non credo, mi pare sembra già stabilita la cifra. Sì, 14 milioni, anzi, milioni, Napoli vuole risparmiare, non credo, cioè al massimo il Napoli pagherà quanto previsto, diciamo, ecco, quindi non più di 15 milioni di euro. Esatto, sì, questa sì. È la realtà. Dal Corriere della Sera, Corriere del Mezzogiorno, la responsabile dei servizi sportivi, Monica Scozzafava. Monica, buon pomeriggio. Buon pomeriggio e ben ritrovata. Ciao Monica. Grazie. Monica, ciao. Allora, abbiamo lanciato subito il sondaggio: se secondo gli amici che ci ascoltano, e quindi anche secondo te, Mertens deve giocare dal primo minuto domenica, ovviamente insieme a Osimhen. Per me sì. È una bella domanda. Io non so se deve o meno giocare dal primo minuto. Quello che so è che non deve giocare gli ultimi 5 minuti. Ecco. Questo lo so con, cioè, questo lo penso con assoluta convinzione. Potrei pensare che deve giocare dal primo minuto perché è un in questo momento è in grande fiducia, in grande consapevolezza, perché Osimhen ha bisogno di uno come lui a supporto. Però io di professione non faccio il tecnico e né tantomeno vado a ad attaccarmi ai retropensieri, no? Perché Spalletti non lo fa giocare, perché si impunta. Io credo che un allenatore voglia sempre vincere le partite, quindi se avesse la convinzione che Mertens può essere utile dal primo minuto lo farebbe giocare. Quindi non c'è alcun pregiudizio, alcun certo, magari c'è qualche rispetto all'impiego di Mertens. Sì, sì, scusa, ti ho interrotto, volevo dire, chissà, forse c'è qualche preoccupazione tecnico-tattica, no? Quello che disse con la Fiorentina, sì, Mertens grande carica, però ci ha un po' squilibrato, non proprio disse così, però insomma fece capire che c'è qualche scompenso tattico. Io devo dire che un po' sorprende, perché in partite tipo Roma e Fiorentina, in cui dovevi provare a vincere per scudare quel sogno e soprattutto vincere pareggiare o perdere cambiava poco, forse bisognava spingere un po' di più con Mertens insieme a Osimhen. Infatti con la Fiorentina, come dire, sono due partite che poi hanno avuto un andamento diverso. Sì. Con la Fiorentina a un certo punto Mertens è entrato e la partita poteva anche cambiare, anzi col suo ingresso c'è stata, come dire, almeno l'illusione che le cose potessero cambiare. Con la Roma francamente è un po' inspiegabile. Anche perché Mertens è entrato nel momento in cui Spalletti probabilmente aveva l'intenzione della gestione della palla, del palleggio, ma Mertens tutto mi sembra tranne che un palleggiatore, per cui secondo me, come dire, insomma, ho ritenuto tardivo intanto il suo ingresso e poi, diciamo, il fatto che non fosse in campo la coppia Mertens-Osimhen, che con la Fiorentina, come dicevamo, aveva dato l'illusione che la partita in qualche modo potesse cambiare. Non credo che Spalletti si pieghi all'umore della piazza, che ovviamente grida a gran voce che Mertens deve partire titolare, ma anche per un altro motivo, perché immagino che lui conservi questa soluzione tattica a gara in corso, perché sa che Mertens è capace di spaccare una partita, ma sa anche che non ha sicuramente i 90 minuti nelle gambe, quindi è una carta che può conservare a partita in corso e che può essere anche determinante. Senti Monica, scusami. Sì, Antonio da Bologna scrive a proposito di quello che dicevi: la verità è che se mette Mertens con Osimhen, come si giustificherà, caro Gianluca, Dario e cara Monica, dopo, scrive questo un amico Antonio da Bologna, dopo deve essere solo esonerato, scrive Antonio, poiché non ha capito questa cosa elementare. Mi sembra molto pesante, però io ne approfitto per chiedere a Monica, visto che Spalletti ha indovinato molte partite quest'anno, con i cambi soprattutto, la partita a Roma con la Lazio mi viene in mente, quella col Torino in casa, l'1-0, quella col Genoa quando ha vinto 2-1 con Petagna alla fine, per esempio, però ne ha sbagliate altrettante, ha sbagliato quella col Sassuolo, il 2-2 a Sassuolo, ha sbagliato le ultime due con Fiorentina e Roma, insomma, e lui ha anche chiamato in causa De Laurentiis, che qualche volta lo ha bacchettato per i cambi fatti. Ecco, da questo punto di vista, Spalletti, secondo te, diciamo, che impatto potrebbe avere anche sul futuro, ecco, da questo punto di vista, sul futuro del Napoli?
No, io credo che Spalletti debba assolutamente restare a Napoli. Sarebbe schizofrenico, certo, cambiare l'allenatore, perché significherebbe non credere mai ad un progetto che può dare risultati a breve scadenza, a media scadenza o anche a lunga scadenza. Credo che Spalletti abbia avuto, lui come anche in qualche modo Ancelotti e come anche Gattuso, una rosa che non ha scelto, una rosa forte, ma che andava in qualche modo assegnata. Bravo, questa è la cosa secondo me principale di tutto il discorso poi, Che ha cercato di assemblare nella maniera migliore e dare una propria identità tattica a questa squadra. A volte c'è riuscito, a volte non c'è riuscito, ma sicuramente diciamo non è lui il responsabile, cioè di responsabilità sto parlando, perché è vero, non vincere lo scudetto è una colpa, è una responsabilità, forse per come si erano messe le cose ci avevamo creduto un po' tutti, però comunque resta l'allenatore che ha riportato la squadra in Champions dopo 2 anni che questa squadra non raggiungeva questo obiettivo. Sicuramente come tutti gli allenatori ha delle responsabilità rispetto a determinate partite, questo sicuramente, non tantissime secondo me. Quella con la Roma è una sua responsabilità, credo che lo abbia anche lui ammesso in qualche modo, abbia fatto autocritica, ma francamente diciamo tra quello che ha dato e quello che ha tolto, mettiamola così, i conti pareggiano. Credo che abbia dato a questa squadra una grande consapevolezza, ma questa squadra evidentemente ha qualcosa che non funziona nel DNA. E quindi ben venga secondo me una sorta di rivoluzione, se così la vogliamo chiamare, un po' dettata dal monte ingaggi che il Napoli deve necessariamente tagliare, un po' dettata anche dal fatto che è giusto che Spalletti si faccia anche la sua squadra, no? Dimostri con gli uomini che sceglie rispetto al proprio credo tattico quello che riuscirà a raggiungere, a realizzare. È vero. Questo penso sia il tema, ma assolutamente no. Io credo che l'arrivo di Spalletti a Napoli vada considerato come come una conquista anche. È un allenatore, non dimentichiamolo, esperto, è un motivatore, poi per carità, come tutti gli allenatori può avere dei limiti anche caratteriali, ma voglio dire, chi non ne ha? Nessuno, è vero. Sembra addossare la colpa all'allenatore in questo momento, francamente mi sembra ingeneroso. Assolutamente no, non esageriamo adesso, non esageriamo, caro Antonio da Bologna. Monica, intanto noi ti ringraziamo sempre, ti mandiamo un abbraccio e ti leggiamo domani su Corriere del Mezzogiorno della Sera. Grazie a voi. Ciao Monica. Servizio. Prima di presentare il prossimo ospite, sì, Gianluca scrive Antonio da Bologna, ma non mi avete risposto. Come si giustificherà se dovesse farlo? Allora, se non va bene potrà togliersi qualche sassolino, semplicemente non lo farà dall'inizio, secondo Scusa, me. Ma io non credo che se dovesse giocare Osimhen e Mertens come si giustifica? Sì, che ha fatto delle scelte, ne fa altre, possono giocare Osimhen Mertens insieme ad Empoli, lo chiediamo a chi fa l'allenatore di professione ed è anche un simil Mertens. Ciccio Baiano, buongiorno. Ecco. Ciao, chi era il tuo Osimhen? Chi era il tuo Osimhen? Chi era? Colivanov? No, troppo bassi. Battistuta forse, però leggermente più forte, diciamo. Sinceramente il mio Osimhen un livello molto superiore. Sì. Battistuta. Molto superiore, nettamente, diciamo. Grandissimo, ecco, che giocatore Battistuta. Non c'è partita. Non esageriamo adesso. Osimhen, bravo, sì, però Battistuta è uno dei miei preferiti della storia del calcio. È uno dei più grandi. Ma possono giocare insieme in questo Napoli con Spalletti, Ciccio e Osimhen e Mertens? Ma possono giocare, sì. Hanno caratteristiche diverse. Soltanto che l'allenatore predilige giocare o con 4-2-3-1 con un finto trequartista che è Zielinski. E quest'anno raramente ha messo in campo le due punte, vuoi perché non stavano bene, vuoi perché lui crede nel 4-3-3 o 4-2-3-1, ma sono convinto che sono i giocatori bravi, possono sempre giocare insieme, sono gli allenatori che si devono adattare e farli giocare insieme. Senti, il Napoli
avrebbe potuto vincerlo lo scudetto, potrebbe ancora vincerlo, l'aritmetica non lo condanna anche se è lontano. Cioè, visto, considerato tutto, l'aspetto tecnico, l'aspetto tattico, l'aspetto fisico e la forza degli avversari, il Napoli quest'anno avrebbe davvero potuto vincere lo scudetto. Ha avuto una grande chance, e dico ha avuto perché ovviamente nel calcio può succedere di tutto, ma da qui in avanti dovrà sempre vincere e sperare che le altre non facciano tanti risultati. Perciò in questo momento, fino a 2 settimane fa, il Napoli era pressoché a lottare insieme alle altre due. Adesso ovviamente con alcune battute, specialmente battute casalinghe, si è allontanata dalla vetta. Però finché, come si vuol dire, finché c'è vita c'è speranza, sperando che gli altri facciano un disastro. Però ovviamente la domanda è: il Napoli poteva vincere? Certamente che poteva vincere, aveva l'organico per vincere. Poi alla fine vince una e vince sempre quella più forte, no? Quella più fortunata o più gli episodi. Vince perché è una corsa a tappe, non è una corsa singola, è una corsa a tappe, e chi vince poi alla fine merita sempre di aver vinto. C'è Empoli-Napoli domenica alle 15, è un tipo di squadra l'Empoli che può favorire o mettere in difficoltà il Napoli come gioco, come caratteristiche? Ma è una squadra ovviamente che gioca a calcio, è una squadra propositiva, non si risparmia, cioè non è che mette fa le barricate, no? Sì. È proprio la sua forza, la classifica che ha l'Empoli è perché ha fatto questo tipo di calcio, non si è risparmiata, è stata propositiva. Girone d'andata strepitoso per una neopromossa, girone di ritorno direi abbastanza disastroso perché ha fatto 7-8 punti. Però c'è da dire una cosa: disastroso sotto il punto di vista dei risultati, ma non certamente del gioco, perché è una squadra che ha proposto sempre calcio. Poi ovviamente i valori, come dicevo prima, i valori poi vengono a galla, nel senso che l'Empoli è questa squadra ai punti per il valore della sua squadra. È vero, caro Ciccio, grazie sempre per il tuo contributo, grazie. Un abbraccio, ciao Ciccio. Ma sei in finale? Sei in finale in quella cosa lì? Sì. Ah, va bene, bocca al lupo. Semifinale paddle. Con grande Ciccio. Caspita, Baiano è diventato forte. Tra poco andrà a fare i tornei internazionali a Dubai. Ma perché ce lo aspettiamo. Ti viene a trovare. Ciao, grazie, Ciccio. C'è anche Gianluca Furini. Ci salutiamo per qualche istante. Tra un po', Fabrizio Piccolo e tanti altri ospiti. Anche le ultime in casa Napoli con Pasquale Tina. Tra poco. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni, Dario Sarnataro per questa edizione di Marte Spotlight. Tony Molà oggi non sorride, Tony Molà non so perché adesso sorride, in regia, e ci scrive Gilda: io devo essere dura, scrive, pur amando Dries Mertens. Spalletti proprio ultimamente ha detto che a lui preme non perdere palla in partita. Andatevi a guardare le palle che perde sistematicamente Dries Mertens, e non sono fischiati come falli perché sono poderose spallate dove il belga soccombe sempre per caratteristiche fisiche e poi non ha la vigoria per inseguire chi ha preso la palla. Insomma, Gilda è entrato in un aspetto dettagliato. Diciamo, rispetto all'ultimo Zinischi non mi sembra che sia molto peggio, visto che Zinischi ha perso un contrasto e avrei vinto forse anch'io. Ma almeno Dries Mertens la spallata la dà, e poi magari perde il contrasto, ma Zielinski invece no. È immacolato Zinischi quando si è al campo. Devo dire, diciamo, ultimamente soprattutto, perché chiaramente non è un momento buono. Poi noi stimiamo immensamente la qualità tecnica di Piotr Zielinski, forse per questo ci arrabbiamo così tanto. Che ne pensa l'amico e collega Fabrizio Piccolo? Ciao Fabrizio. Ciao Dario, un saluto a Gifuni, un saluto a tutti gli amici marziani. Lasciatemi dire che anch'io
sono emozionato per parlare contemporaneamente con Dario Gianluca. Noi siamo emozionati per aver creato questo Tris, invece Tristassi, diciamo così, della Rotopress. Avevo i capelli neri l'ultima volta anche che io. E non avevo la barba io. Forse è vero, anch'io avevo diversi chili in meno. Vabbè, lasciamo andare. Caro Fabrizio, ma tu sei pro o contro il duo Osimhen Mertens dall'inizio? Ma intanto per me farei una questione fideistica assoluta, dipende dalle partite. Effettivamente, però. Per questa partita sono assolutamente pro, ma sono anche convinto che la vedremo, perché credo che sia la partita giusta per mettere Mertens a 10 dietro Osimhen, perché intanto per sostenere Mertens c'è bisogno di un centrocampo anche fisico e aggressivo, e con Anguissà lo puoi fare. Le partite in cui Anguissà non c'era, Spalletti non si fidava di un centrocampo anche più fisicamente limitato, e anche per questo probabilmente non ha schierato Mertens dietro Osimhen. Questa partita, che è quella che devi vincere per forza per continuare quantomeno a tenere viva una matematica e un sogno, devi cercare di fare gioco, devi creare quelle palle gol che ultimamente stanno scarseggiando. Secondo me è la partita per Mertens. Poi se farà solo un tempo, se farà tutta la partita, questo non lo so, ma io sono convinto che li vedremo insieme con un centrocampo, con Demme e Anguissà, e credo senza Fabian e Zielinski. Senti Fabrizio, c'è qualche ascoltatore che ha richiamato così il ricordo di Gattuso sulla panchina del Napoli, precisando che, e questo l'abbiamo già detto, i punti di Spalletti a 5 giornate dalla fine sono più o meno gli stessi di quelli di Gattuso a 5 giornate dalla fine, cioè 67 Spalletti, 66 Gattuso. Mi pare che Gattuso l'anno scorso poi nelle ultime 5 fece 2 pareggi e 3 vittorie, se sì, non adorato, quindi ma io non so altri quanto valgano sinceramente queste no, ma io voglio capire questo, voglio capire Gattuso dal secondo posto, appunto, quello ma che ti dico, no, scudetto, il ragionamento è questo, dal punto di vista del valore assoluto non sembra essere cambiato niente se i punti sono questi, è cambiato in valore relativo perché c'è stata una redistribuzione di punti diversa tra le squadre di vertice, no, parliamoci chiaramente, è questa la differenza. Però a prescindere da tutto questo voglio chiederti, Spalletti poi alla fine ha dato qualcosa in più al Napoli quest'anno rispetto a Gattuso, sì o no? Ma io penso che l'elenco sarebbe lungo di cose che Spalletti ha dato a questo Napoli. Andiamo solo a ricordare alcuni giocatori rivitalizzati completamente, in primis Lobotka, che è diventato un fratellino di Xavi, ma anche Joan Jesus, ma lo stesso Politano nella prima parte della stagione. Cioè, ho visto dei giocatori che prima erano completamente accantonati e poco utilizzati, che quest'anno invece se lo dico. Rahmani non l'ho mai visto giocare come nella girone di andata di quest'anno. Cioè, Rahmani titolare inamovibile. Noi continuavamo a pensare a Manolas che prima o poi doveva esplodere e doveva diventare il gemello di Koulibaly. Questo sì, non è mai successo, ma Rahmani invece è stato rivitalizzato da Spalletti, come lui tanti altri giocatori. Assolutamente, Lobotka, Juan Jesus e Rahmani sono i tre, ma anche Elmas o qualcun altro, però Politano e Lozano e anche Insigne hanno segnato molto di meno rispetto, diciamo, all'anno scorso. Questo è vero, perché è cambiato anche un po' il modo di giocare. Ecco, quello lo chiedo, al di là della condizione fisica, del rendimento inferiore, non so, di Insigne, che comunque discretamente l'anno scorso fece molto meglio, Politano, cioè, è un discorso anche tattico, cioè le esterne sono più però importanti. Io punterei anche molto, specie per Insigne, su una sorta di involuzione, perché Insigne non è che non segna solo più su azione, ma va raramente al tiro, gioca praticamente in un altro ruolo, ma non so per scelta di Spalletti fino a che punto. Io quest'anno ho visto pochissime volte Insigne saltare l'uomo, e non lo dico solo col Napoli. Se voi andate a vedere le partite degli europei, vedete che Insigne non tenta più la giocata individuale a saltare l'uomo, a dribblare e poi dopo mettere in mezzo. Lui fa il passaggino, corre, copre, difende, la dà di prima, quando può cerca il tiro che ancora riusciva all'epoca, il tiro a giro famoso negli europei, pure ha segnato anche così, ma non lo vedo più quel giocatore esplosivo di una volta. Io credo che dal punto di vista fisico stia un po' pagando la carriera cominciata molto presto, in cui ha giocato tantissime partite e non ha più quello scatto di un tempo. Quindi è lo stesso che ha pagato Mertens, no? Che sta pagando Mertens fondamentalmente. Beh, Mertens è anche un po' più anzianotto, certo, quindi è inevitabile che capiti in una situazione del genere, è ovvio. Mertens non ha mai giocato realmente trequartista, lui faceva l'esterno, l'attaccante esterno, e entrava in corsa come alla destra alla sinistra e spaccava le partite, aveva una dirompenza, una forza fisica, un dribbling, ricordo addirittura anche delle rincorse all'avversario, quello che diceva prima la vostra radioascoltatrice, che diceva quanto Mertens oggi abbia una minore fisicità nel recuperare il pallone, ma il Mertens iniziale io ricordo che addirittura andava petto in fuori a rincorrere l'avversario sin nell'area del Napoli a strappargli la palla.
È vero, caro Fabrizio, è stata una grandissima emozione, è vero, fare questo trio di nuovo, ma è un grandissimo piacere ascoltarti sempre. Grazie per il tuo ciao tempo. Fabrizio. Grazie a voi, un saluto a tutti gli amici marziani. Grazie a Fabrizio Piccolo. Allora, Peppe all'arrabbiata? Sì, Peppe all'arrabbiata del venerdì, eccolo qui, è con noi, caro Peppe, buongiorno. Buongiorno a voi, cari ragazzi. Qual è l'arrabbiata del giorno? Il piatto del giorno? Peppe, qual è? Crede ancora nello studio? L'arrabbiata è che vedo un clima di disarmo in casa Napoli che non mi piace per nulla. Tu ci credi ancora a letto su Optima? Assolutamente, io credo ancora che il Napoli abbia eccellenti possibilità di conquistare lo scudetto e dico anche che se il Napoli ci mette la testa domenica sera la classifica potrebbe già riservarsi delle importanti sorprese. Dici? Perché io non credo che le due milanesi facciano ambo, facciano bottino contro le due romane. E dunque il Napoli vincendo ad Empoli può certamente rifarsi sotto nel rush scudetto, dove peraltro ha un calendario molto più agevole di quello che attende l'Inter. Per esempio l'Inter, Milan dovrà affrontare la Fiorentina, l'Inter dovrà andare ad affrontare il Cagliari, che è tornato pienamente in corsa nella zona salvezza, essendo incalzato da una Salernitana che potrebbe... il Venezia lo scontro diretto. Sì, andrebbe a meno 3. Io, sai, penso che domenica sera la classifica sarà questa. Il Cagliari ha più 6. Sì. Il Cagliari ha più 6 dalla Salernitana. Se la Salernitana batte il Venezia nel recupero, va a meno 3. Esatto. Affrontandolo nello scontro diretto col Cagliari e vincendo la partita, avendo pareggiato all'andata, la Salernitana supera il Cagliari. Ragazzi, bellissimo. È una cosa che fino a 2 settimane fa sarebbe stata impensabile, ma che oggi diventa un elemento da cui noi da campani ne siamo felici. Non so, assolutamente, questa è una santa alleanza che potrebbe avere. Anche se qualche frangia di Salernitani non si è comportata molto bene. Guarda, posso dirti una cosa? No, perché a Roma è stato vergognoso, il resto del ma voglio dire, io credo Salernitani sono 1 milione. Certo, un milione. Cioè, in provincia assoluta, di Salerno vive un milione di persone. Se vogliamo fare un'equazione tra il comportamento di 10, 20, 30 e 1 milione di persone, io dico andiamo avanti. Cioè, Peppe, la minoranza fa sempre più rumore, lo sai bene. Ripeto, anche a Napoli, no? Proseguiamo. Però io, secondo me, prima di salutarti, se ti dico che la classifica domenica sera, non so Gianluca se sei d'accordo, sarà la seguente: Inter 72, Milan 71, Napoli 70. Quindi l'Inter fa pareggia con la Roma. Vince con la Roma. E il Milan invece perde a Roma, però l'Inter vince. Vabbè, ma ripeto, certo, è una gara in meno, Napoli. Sì, ma la devi andare a giocare. E il Bologna di questi tempi, anche per tutta la vicenda Sinisa Mihajlovic, avete notato che dopo l'aggravarsi delle condizioni del tecnico hanno dato prova di grande resilienza gli amici Felsinei. Cioè, tu le partite le devi sempre giocare e vincere. Io voglio ricordare che l'anno scorso il Napoli ha buttato via la Champions giocando contro il Verona che aveva il terzo portiere in porta. Quindi per dirne però, una, no? E poi salutiamo, ricordiamo domani Marte Sport Show 12:14 come ogni sabato. Però io, come diceva l'omologo in apertura di trasmissione, non sono i punti di stacco dal primo posto che mi lasciano pensare che il Napoli non ha più possibilità di vincere lo scudetto, ma i segnali negativi visti con la Fiorentina e Roma. I segnali, scusami, negativi visti con Fiorentina e Roma. Ma certo, ma io perciò dico non mi piace il clima di disarmo, perché il destino è ancora nelle mani del Napoli. Cioè, io vedo un clima di smobilitazione che non mi piace per nulla. È chiaro che, voglio dire, un punto in 2 gare interne è una botta tremenda alle ambizioni scudetto, però ci sono ancora 5 partite, tutte alla portata del Napoli, e io sono convinto che il bottino pieno regalerebbe lo scudetto agli azzurri. Bene, insomma, Peppe, in chiusura, Mertens e Osimhen insieme dal primo minuto a Empoli ci può stare, sai? Spalletti ma comunque ha sbagliato qualche partita, però molte le indovina dal punto di vista delle scelte tattiche. Ma io non riesco a capire perché il minutaggio di Mertens sia così basso in questo momento della stagione, o che sia dalla partenza o che sia in corso d'opera. Onestamente, Mertens, secondo me, in questo momento sta giocando troppo poco. Verissimo. 12:14 domani, Marte Sport Show con Peppe Iannicelli, che salutiamo e ringraziamo. Ciao Peppe. Ciao ragazzi. Ciao Peppe. Ci fermiamo, tra poco pubblicissimo in casa Napoli. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni e Dario Sarnataro per questa edizione di Marte Sport Live, voce ai protagonisti con Vincenzo Russo adesso in regia. Buongiorno, scrive Carlo, ma voi siete sicuri che il Napoli vinca ad Empoli? Io no, scrive. Ovviamente è un messaggio scaramantico sotto certi aspetti, però dice lunga sul fatto che il Napoli sia stato artefice del proprio destino in maniera imponente negli ultimi tempi e abbia fallito le occasioni migliori. Quindi il problema del Napoli è sempre stato il Napoli, soprattutto in questa stagione. Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno. Pasquale, buon pomeriggio. Ciao ragazzi, buongiorno. E dall'altro lato, insomma, io ormai è un imprenditore a tutto tondo, non è solo un grande pasticcere. Carmine Spagnolo della pasticceria La Rocca di Ponticelli, grande amico del compianto e nostro amico Gianni Di Marzio. Carmine, buon pomeriggio. Ciao Gianluca, buongiorno a tutti. Ciao Carmine, c'è Dario qui anche con me. Anche a Pasquale. Ciao Dario. Partiamo da te, caro Carmine, perché da oggi parte da domani. Memorial Gianni Di Marzio alla Real Casarea. Ne abbiamo parlato anche in settimana, bellissima iniziativa. C'è Gianluca Di Marzio già in città. Sì. Ci sarà anche domani l'inaugurazione, poi lunedì vince la premiazione la signora Tucci. Ho detto tutto io, ma non è vero, perché ci sono tante altre cose da dire, giusto Carmine, di questo Memorial? Sì, ci sono tante altre cose, abbiamo detto già tutto. Io speravo che non ci fosse, onestamente, perché se non avevamo fatto il suo Memorial c'era ancora Gianni con noi, quindi E magari ce ne andava a fare due palleggi su un campo da quelle parti, tra di noi. No, chissà cosa starà dicendo adesso che ci vede tutti uniti qua. Sono un po' emozionato, onestamente. Sì. È una bellissima iniziativa sicuramente, con tanti giovani classe 2009. È chiaro che i giovani proprio che il grande Gianni scuole da tutta Italia, esatto. Vabbè, 16 formazioni. Lo faremo dire da Luigi, che è il presidente dell'organizzatore, poi dopo Gianluca vuole dire qualcosa anche lui. Allora, cominciamo con Gianluca o col presidente Maione? Ok, mi hanno tirato in ballo, quindi iniziamo da me. Ciao Luigi. Salve. Ciao. Sono presidente della Casarea, Maione. E niente, per noi, come spesso abbiamo ribadito, è un onore ricordare un signore del calcio, perché ne abbiamo avuto, grazie proprio a Carmine, la possibilità di conoscerlo e la disponibilità, che è una delle cose che mi ricordo di più, la disponibilità con tutti. Vero. Quando passava sui campi, la disponibilità, la battuta con tutti, non è sempre facile trovarla. E poi vabbè, le competenze indiscusse che abbiamo noi imparato a conoscere, sia da un punto di vista sportivo ma anche come opinione. Quindi per noi è stato un piacere ricevere l'ok della famiglia, quindi partire con l'organizzazione, ci sarà una squadra professionista, il nostro Napoli, che non poteva mancare. Infatti domani ci sarà anche Gianluca Grava, che sarà appunto a omaggiare la famiglia, e la Roma, la Lazio, la Fiorentina, per parlare di professionisti. Poi abbiamo naturalmente la società ospitante, che siamo noi a Casarea, poi anche squadre da fuori regione e squadre da varie parti della provincia napoletana. Quindi vi invitiamo tutti. Ingresso gratuito da domani, inaugurazione. Un po' di calcio, esatto. Che speriamo che sia ancora quello sano, quello vero, dei bambini, diciamo così. Grazie Luigi, tra l'altro ci siamo sentiti un paio di giorni fa su questo. Grazie Luigi Maione. Poi andremo tra un istante da Pasquale Tina per il flash da Castelvolturno. C'è un problema con Elmas, a quanto ho capito, però Pasquale ci dice qualcosa in più. Non so se Carmine vuole passare anche Gianluca Di Marzio. Ciao Gianluca, ciao. È un'emozione indescrivibile avere un Di Marzio in diretta con noi, in quella che è da tanti anni come radio la casa dei Di Marzio. Gianluca, fammelo dire, perché siamo emozionati. Allora, per me ancora di più. Sicuramente. Oggi proprio sono 3 mesi, infatti. Però sono qui dove insomma gli vogliono tanto bene, quindi sono contento davvero di essere venuto. Mi ha fatto comunque scoprire, anche se in un'occasione non che avremmo, come diceva Carmine, voluto evitare, ma mi ha fatto conoscere questa realtà della Real Casarea, che devo dire è una realtà all'avanguardia a livello non solo campano ma nazionale. Sì. Stiamo parlando di una società che ha vinto lo scudetto Under 13, esatto. Con 30.000 squadre, esatto. È una società che
ha lanciato e lancia sempre tanti giovani a livello nazionale, un po' alla Roma, un po' alla Lazio, un po' all'Empoli, un po' al Sassuolo, cioè voglio dire è una realtà invidiabile, e spesso noi diciamo sempre che al sud si fa fatica a far crescere i ragazzi, no, non è vero, se ci sono realtà, ci sono insegnanti, ci sono idee, ci sono strutture come quella dove mi trovo in questo momento e dove ci sarà domani il torneo, tutto è possibile. Addirittura sono stato poco fa in una scuola statale, in un istituto superiore, all'Archimede, ho incontrato dei ragazzi perché c'è una classe dove si insegna calcio. Sì, cioè, papà sarebbe stato un insegnante ad onore, straordinario, tutta la sua vita. Cioè, in Italia non esiste una classe dove si insegna calcio, e qui a Ponticelli si insegna calcio, e quindi queste sono iniziative che vanno sottolineate, che invece magari si parla di Ponticelli perché è successo quello, quell'altro, e non si parla di una realtà dove invece si cercano di costruire non solo ragazzi che poi sul campo possono emergere, non emergere, realizzare i loro sogni, ma si cerca di costruire possibili responsabili marketing, dirigenti, allenatori, osservatori, giornalisti, cioè, perché il calcio non è soltanto quello che viene praticato sul campo, ma anche quello fuori dal campo. Quindi vedere che vengono dedicate delle ore a dei ragazzi per insegnare ai ragazzi cosa è successo nel caso Catania a livello legale e sportivo, a ragazzi che hanno 14 anni, 15 anni, 16 anni, secondo me è un qualcosa di unico e va sottolineato. Quindi ringrazio mio padre che mi ha permesso di essere qui oggi a poter scoprire e raccontare a chi mi segue, alle migliaia di persone che mi seguono sui miei social, raccontare quello che ho visto con i miei occhi questa mattina e quello che vedrò da domani in poi. Tanti messaggi, insomma, il succo è adesso Gianni vi avrebbe detto siete proprio dei trappolari. Un abbraccio a Gianluca da tutti noi che abbiamo voluto, vogliamo e vorremo sempre tanto bene a lui e al suo papà. Domani inaugurazione, Memorial di Marzio al Casarea. Gianluca, grazie. Ciao, ci vediamo lì. Ciao, ci vediamo. A domani. Grazie ciao. A Gianluca di Marzio, anche a Carmine Spagnuolo di Pasticceria della Rocca e ovviamente anche a Luigi Maione. Pasquale Tina, intanto Elmas ha problemi? Sì, intanto qua siamo a febbraio. Ma domani quindi sembrerà però il 15 agosto, te lo dico io. È allucinante. Comunque oggi è febbraio e sì, Dario, si è fermato anche Elmas per un'allungazione al bicipite femorale. Abbiamo raccontato che già ieri non è che stesse al massimo perché aveva fatto soltanto un po' di palestra a scopo precauzionale, evidentemente. E il problema, insomma, poi muscolare, l'ennesimo di questo campionato, si è rivelato tale, quindi non sarà a disposizione chiaramente con l'Empoli. Io credo, insomma, che vediamo se domani si allena in gruppo, perché fino ad oggi non l'ha ancora fatto Di Lorenzo, quindi vediamo se almeno lui riesce a recuperare per la panchina, ma a questo punto credo giochi Zanoli. Oggi ha fatto parte di allenamento in gruppo Spina, magari domani se si allena in gruppo con la squadra potrebbe anche farcela in extremis, ma visto la settimana potrebbe toccare di nuovo a Meretti. Poi tra l'altro mi viene, come dire, un interrogativo, cioè se Meretti è il portiere del futuro, forse questo sarebbe il caso di cominciare a dargli un po' di spazio, se è davvero il portiere del futuro. Se hanno deciso già, sì, dici tu. Sì. Perché non è che fai giocare un debuttante assoluto. Esatto, poi tra l'altro non è un giovane che devi valutare, sarebbe il tuo portiere, comunque a 25 anni potrebbe insomma avere un senso, come io credo che possa avere senso far giocare di nuovo Lozano, perché se è un giocatore su cui devi puntare l'anno prossimo, secondo me è giusto dargli un po' di continuità. Ovviamente sì, queste sono valutazioni che facciamo noi ad alta voce. Spalletti deve pensare soltanto a vincere la partita con l'Empoli, perché hai due partite, Empoli e Sassuolo, insomma, che potrebbero consentirti di chiudere quantomeno e metterti tranquillo per il discorso quarto posto, e poi vedere che cosa succede. Però adesso, secondo me, dopo le due prestazioni contro Roma e Fiorentina, l'unico obiettivo, l'unico aspetto da considerare è quello di fare punti e basta. Pasquale, siamo già in mega ritardo, tra un po' arrivano Rosanna e Davide Scarpa, sì. Però ti chiedo in un flash, visto che a questo punto né Elmas né Lobotka, diciamo Elmas non ce la fa, sicuramente non c'è Lobotka, giocano comunque tutti e quattro, Anghissa, Demme, Fabiano e Zielinski. Anghissa, Demme, Fabiano con Zielinski in panchino, oppure c'è il dubbio Zielinski-Demme? Ma io il dubbio Zielinski-Demme te lo dico ancora, anche se è una situazione, come dire, particolare, perché Demme finora di spazio ha avuto molto poco, anche da titolare, però è chiaro che nel 4-3-3 può fare lui il perno centrale, ovviamente con caratteristiche diverse rispetto a quelle di Lobotka, perché non c'ha la capacità di palleggio che c'ha Lobotka. Dall'altro canto ti dico che lo Zielinski che stiamo vedendo nelle ultime partite è un giocatore, insomma, che non sta bene,
lo sfidiamo nelle prestazioni, quindi potrebbe avere senso, insomma, magari tenerlo in panchina e far giocare Dem. Sì. Col Bayern che ha chiesto, secondo Repubblica, informazioni proprio su Zielinski. Vedremo. Sì, io credo che su Zielinski si siano aperte delle riflessioni, sì, sul futuro, sì, cioè ti arriva un'offerta. Io credo che il Napoli la prenderebbe in considerazione. Anche per questioni di stimoli nuovi che il ragazzo potrebbe probabilmente voler avere. Vabbè, ne parleremo comunque. Grazie Pasquale. Ciao ragazzi. Ciao Pasquale. Ciao. Beh, insomma, il mercato è entrato nel vivo, entrerà nel vivo nelle prossime settimane, già se le cose dovessero andare in un certo modo. Se poi dovesse esserci una recrudescenza, diciamo così, oppure uno sviluppo clamoroso delle questioni scudetto, allora si rimanderà un po'. Siamo in chiusura, ci sono Rosanna Nannacone e Davide Scafa, esatto, con la musica di ieri contro la musica di oggi. Io voto sempre per la musica di ieri. Anche io, ma anche siamo vecchietti, okay. Che significa? Davide il giovane, ma forza Queen, in ogni caso si scherza, scusate per questi minuti che abbiamo mangiato. Stasera 19:30 torna Marte Sport Live, grazie a Gianluca Gifuni. Grazie a Dario Sarnataro. Ivan da New York scrive: Fabian Frattesi, Insigne, Kvaratskhelia, Unas, Berardi, Zielinski, Szoboszlai. Sono 4 cambi, ci rimettiamo solo 25 milioni, non male. A domani, stasera con lo sport.